Studenti e dipendenti dell'Università di Teramo hanno fatto visita al campus universitario di Coste Sant'Agostino al bus itinerante dell'INPS arrivato nel capoluogo aputino per la campagna di educazione previdenziale Vivi il presente, guarda al futuro. Il progetto si pone come obiettivo quello di agevolare una migliore conoscenza del sistema previdenziale nazionale e illustrare ai ragazzi le opportunità offerte dal progetto Garanzia Giovani. In un periodo in cui la previdenza è oggetto di riforme che provocheranno grandi sacrifici ai futuri pensionati, è bene che i ragazzi siano informati su cosa li attende e su come possono ottimizzare il loro percorso. Ma oggi firmiamo anche un accordo per l'attivazione di tirocini nelle sedi dell'INPS, nelle sedi della provincia di Teramo, in cui lavoreranno nostri studenti. E tirocini che sono finalizzati anche questi a diffondere una cultura previdenziale che necessariamente deve essere rielaborata. Le pensioni in Italia sono un tema caldo, soprattutto dopo la riforma Fornero, che ha allungato la vita lavorativa, creando polemiche e tensioni sociali. La scorsa settimana i sindacati sono scesi in piazza contro la riforma, chiedendo una maggiore flessibilità del sistema pensionistico. Per il direttore dell'INPS Abruzzo, Roberto Bafundi, il tema della discussione deve essere quello di coniugare la sostenibilità finanziaria con la dignità della vita una volta terminato il periodo lavorativo. Credo che questo sia il tema su cui si dibatterà in futuro per tentare di coniugare entrambe le necessità, quella del contenimento della spesa pensionistica e dall'altro conferire le opportunità a tutti i nostri cittadini di poter mantenere sempre viva la loro aspettativa di vita.